L'esperienza è qualcosa di magico, perché addirittura è in grado di cambiare alcuni geni che noi abbiamo. Buonasera, dottor Buda. Ci può spiegare come ha conosciuto Tao Patch? Ma è stato un incontro casuale, anche se nella vita forse le cose non sono sempre casuali, ma c'è sempre qualcosa che evidentemente ci ha attirato. E mi sono avvicinato a questa tecnologia perché già avevo una mente aperta verso le nuove modalità con le quali trattare i pazienti, e quindi è scattata la scintilla che mi ha portato prima a frequentare via web, perché eravamo ancora in periodo di lockdown, il primo corso, e poi da lì sono scattate tutte le altre opportunità che mi hanno portato poi a frequentare di persona le vari corsi e tutto il percorso formativo che ho fatto e ho anche ripetuto, quindi sono un ripetente. Ho capito. E ad una persona che non ha mai provato il Tao Patch, cosa direbbe? Ma direi che la cosa più importante è fare un'esperienza. L'esperienza è qualcosa di magico, perché addirittura è in grado di cambiare alcuni geni che noi abbiamo, che hanno la capacità di esprimersi proprio quando viviamo qualcosa di nuovo. Quindi è qualcosa che ci colpisce nel profondo. Per cui il mio consiglio è quello di provare su se stessi, di fare un'esperienza e di valutare se questa esperienza è profittevole per il proprio bisogno, che può essere di vario tipo, ma bisogna provare, è l'unico modo per fare questo viaggio verso forse se stessi, perché uno dei problemi è che forse noi non ci conosciamo abbastanza, e questa è una scoperta importante. È stato il primo, diciamo, input che mi ha indotto a procedere in questo percorso formativo, proprio perché mi ha aiutato a capire innanzitutto i miei bisogni, le mie mancanze, i miei deficit, i miei punti deboli, e rafforzarli. Quindi se riesco a trasmettere questo ai pazienti, credo che sia un ottimo risultato. Straordinario. E, può condividere con noi un beneficio? Ce ne sono tantissimi, ma il beneficio più grande che lei ha ottenuto indossando il Tao Patch? Ma sicuramente una sensazione di maggiore rapporto con il mondo esterno, cioè una sensazione di migliore equilibrio, oltre che dal punto di vista neuromuscolare, quindi diciamo dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista mentale, una maggiore chiarezza, una maggiore lucidità mentale nell'affrontare qualsiasi tipo di performance, da quella lavorativa, hobbistica, o comunque dedicarmi a quella cosa e solo a quella cosa in quel momento, quindi una massima concentrazione senza essere distratto, disturbato, ecco, che è un po' il principio sul quale si fonda poi la tecnologia, cioè evitare che i disturbi che ci pervadono, purtroppo, che vengono dall'interno di noi stessi o dall'esterno, possano disturbare la comunicazione tra il nostro software, il cervello e tutti gli organi periferici. Perfetto, grazie mille dottor Buda. Grazie a lei. Buona serata.